Termina in parità sul punteggio di 1-1 la prima gara del 2011 dell'Empoli, Empoli che quindi ferma questa striscia negativa di 5 sconfitte consecutive. Andiamo per pianetaempoli.it e Teleempoli, la TV ufficiale dell'Empoli Calcio, ad ascoltare le voci dei protagonisti. Allora, mister, è importante su tutto fermare questa emorragia delle 5 sconfitte consecutive. Ci siamo riusciti, abbiamo visto anche qualcosa di interessante quest'oggi. Il bicchiere mezzo vuoto potrebbe essere che insomma dalla tre quarti in su si fa ancora un po' di fatica, però insomma io mi sento più soddisfatto che insoddisfatto oggi. Sì, sicuramente c'è da essere tranquilli, sereni. La squadra ha fatto la prestazione, era importante, ha fatto anche il risultato. Non siamo riusciti a vincere, però ripartiamo da questo punto. L'analisi tua è giusta, facciamo fatica negli ultimi 25 metri a creare magari qualcosa, però sappiamo anche che questo difetto ce l'abbiamo sin dall'inizio, che il gollettino l'avevamo trovato, non siamo riusciti a difenderlo, poi nel momento della massima pressione siamo rimasti in 10 anche noi e lì la partita si è un po' spenta. Peccato anche perché dietro abbiamo giocato bene oggi, rientri Ristovini e Gorzegno danno spessore al pacchetto arretrato, sull'unico, chiamiamolo infortunio insomma, della retroguardia, Mandanovic che è uscito magari un pochino frettolosamente su quella palla, abbiamo anche avuto sfortuna nel prendere questo gol. Ma più che Andanovic, lì è stato Soriano che si è fatto sfilare Misuraca con troppa facilità, deve essere più cattivo. In questo momento qua dobbiamo anche capire che se vogliamo vincere le partite, situazioni come quella, uno contro uno, che ci hanno saltato troppo facilmente, non le possiamo concedere, perché ci puniscono al minimo errore. È successo col Porto Croaro, a Bergamo, che dobbiamo essere un po' più attenti, però ribadisco, insomma, la prestazione c'è stata, l'impegno anche, la voglia di provare a vincere fino in fondo. Come sempre la squadra nonostante tutto è viva, abbiamo recuperato Stovini, Gorzegno e Moro che per noi sono giocatori fondamentali ed è normale che abbiamo anche qualche difficoltà perché tanti giocatori sono un po' indietro di condizione come Levan, come lo stesso Fabbrini che ha avuto qualche difficoltà che recupereremo col tempo. Però Levan bene dai oggi. Sì, meglio il secondo tempo sicuramente rispetto al primo, un giocatore che deve crescere, lo sappiamo. Gli dobbiamo dare il tempo necessario per farlo e io sono soddisfatto della sua prova. Il cambio di Claudio Corandi? Si è fatto male alla caviglia, è rientrato negli spogliatoi con un dolore alla caviglia, ha provato a fare le scale, non ce la faceva neanche a salirle, quindi è cambiato subito, vediamo un po' se è una cosa seria, ma non credo, penso sia una botta. È importante adesso ripartire da qui, da questa mentalità e ritrovare il giusto spirito, le giuste convinzioni. Sabato prossimo si gioca ancora in casa, quindi c'è la possibilità per tornare in carreggiata. Sì, tutte le partite sono difficili, troveremo Frosinone che anche loro sono un po' in difficoltà, quindi sarà una partita molto delicata. Il Vicenza te l'aspettavi così arcigno? Sì, Vicenza è un'ottima squadra, partita per fare un campionato importante, i valori sono importanti anche a livello singolo e tra l'altro dopo il finale di stagione scorso in cui stavano benissimo hanno confermato di attraversare un ottimo momento. Peccato, tu l'avevi già anticipato per la discussione di Christian che è stata un po' ingenua soprattutto nell'episodio della simulazione. Ma simulazione mi hanno detto che non è poi così simulazione, così come il gol del Vicenza ci può essere più di qualche dubbio. Tra l'altro abbiamo trovato un arbitraggio oggi che veramente nella generalità della direzione di gara non mi è piaciuto, ma è un periodo che io non mi attacco mai a questo, però è un periodo che la mia squadra insomma è un po' penalizzata, non tanto dagli episodi quanto proprio dalle direzioni di gara. Detto questo, la seconda ammonizione di Cesaretti è stata molto molto ingenua perché chiaramente avevamo 3-4 ammoniti, dovevamo stare più attenti perché si vedeva che avevamo in pugno la gara, poi non so se saremmo riusciti a vincerla ma stavamo spingendo per cercare il 2-1. Ecco, ma questo ti mantiene il bicchiere mezzo pieno o te lo fa scendere un po'? Che cosa? Il fatto che appunto la gara era in pugno nostra fondamentalmente. Nel calcio ci sono gli episodi, ribadisco, magari dovevamo cercare, io alla squadra avevo chiesto soprattutto di non prendere gol, dovevamo vincere 1-0, gli avevo chiesto, e ci saremmo riusciti senza gli errori che hanno poi portato al pareggio loro. Dopodiché il gol lo dovevamo ritrovare, non è detto che ci saremmo riusciti, però la sensazione era che Vicenza fosse un po' in difficoltà. Quindi dobbiamo stare più attenti, come ho detto di Soriano che doveva essere un po' più attento, lo stesso dico di Cesaretti che sa di essere ammonito, quindi non, al di là poi il fallo che c'è non c'è, ma bisogna stare attenti e ragionare un attimino di più. Fabbrini trequartista ti è piaciuto?
Da Fabbrini ci aspettiamo tutti di più, quindi io credo che sia io che lui sappiamo che il vero Fabbrini non è questo. Detto questo, non è sicuramente nella migliore condizione, speriamo di ritrovarlo perché per noi è un giocatore importante. Grazie mille mister. Alessandro, un pareggio che ci lascia contenti perché insomma viene fermata questa emorragia delle 5 sconfitte consecutive, però ci lascia un po' di amaro in bocca perché insomma ancora una volta in vantaggio e siamo stati recuperati. Sì, abbiamo finalmente, diciamo, spezzato un po' la maledizione delle 5 sconfitte consecutive, però dopo essere andati in vantaggio con un pizzico di attenzione in più potevamo portare a casa il risultato sicuramente. Anche se insomma di fronte all'avversario era abbastanza arcigno perché insomma Vicenza ha giocato bene e va detto le occasioni più nitide le hanno avute loro fondamentalmente. Sì, loro lo sapevamo che era una buona squadra anche perché davanti a noi in classifica, quindi tutto il rispetto comunque c'è sempre. Sì, diciamo hanno avuto qualche occasione, però dopo essere passati in vantaggio avevamo, diciamo, il pallino noi in mano della gara e purtroppo ora al minimo errore ci puniscano. Dobbiamo sicuramente stare più attenti, più cattivi, più concentrati perché non possiamo permetterci nulla in questo momento. E noi invece non siamo fortunati in fase offensiva oggi, tra l'altro tu hai avuto una grande occasione sullo 0-0 per portarci in vantaggio. Eh sì, ho avuto una grossa occasione e l'ho sbagliata, mi dispiace però. Non sei abituato a star lì, dai. No, ultimamente no, diciamo, però ho provato a tirare e portare la parata. Si è visto comunque qualcosa di meglio nel complessivo e va detto i rientri di Gorzegno e Stovini danno maggior sicurezza a tutta la squadra. Sì, sicuramente danno maggiore sicurezza, maggiore esperienza a tutto, oltre al reparto difensivo, a tutta la squadra in generale. Essendo una squadra molto giovane, questi elementi di esperienza servono sicuramente. Senti, quando le cose andavano bene si diceva la classifica non la guardiamo perché insomma non ci interessa, adesso la guardate per capire quanti punti mancano dalla quintultima o si continua a non guardarla? No, noi si sa, questo è un campionato un po' di transizione dove i giovani devono cercare di crescere il più possibile, poi sicuramente la classifica è sotto gli occhi di tutti, cercheremo di arrivare il più in alto possibile, quello penso sia normale. L'Empoli giocherà ancora una volta in casa, quindi la possibilità per far bene contro una squadra in crisi, il Frosinone, e potrete forse rincontrare l'ex allenatore Campilongo che sembra destinato a quella panchina. Eh sì, loro, diciamo, vengono anche loro da dei risultati negativi, però lo sappiamo, abbiamo giocato contro il Portogruaro che sembrava ormai spacciato e poi sì, sappiamo come è andata a finire. Quindi ogni partita è difficile e dobbiamo mettercela tutta sicuramente. Bisogna dire che il gruppo si è sempre dimostrato sereno anche nei momenti più difficili, però ecco, a questo punto dà un po' più ancora di fiducia per il proseguimento del campionato. Come vi siete salutati adesso al termine dell'incontro? No, sicuramente più serenità c'è, anche perché 5 sconfitte consecutive non sono poche, sul morale lasciano parecchio il segno, quindi già aver fermato la striscia negativa è una buona cosa. Grazie mille Alessandro.